Molitva za zdravlje duše i tijela. Preghiera radi guarigione. Gospodine, Signore Gesù Cristo. Upravo smo proslavili presvetu Eucharistiju. Celebrato l'Eucaristia. Spomen tvoje muke, smrti. Alla tua passione, morte e risurrezione. Abbiamo ascoltato tua parola e ci siamo nutriti di tuo corpo. Molimo te, Gospodine, Signore, ti preghiamo, donaci alla luce della tua risurrezione, che sempre camminiamo nella sua luce. Perché siamo deboli e spesso cadiamo sotto il peso delle nostre croci. Spesso pensiamo a lasciare tutto, diciamo di non poter andare avanti, perché sempre ci basiamo sulle nostre forze. La nostra anima e il nostro cuore spesso riempie angoscia e solitudine, perché non ci fidiamo di tua forza, Signore. Spesso dimentichiamo che Golgota e la croce non è l'ultimo posto. Spesso dimentichiamo che dopo la difficoltà e dopo la croce segue la luce della mattina della risurrezione. Gospodine Isuse Cristo, Signore Gesù Cristo, smerti, tua passione, tua morte e risurrezione ci hai donato una vita nuova. E mi želimo klicati, e noi vogliamo insieme al salmista dire: Signore, tu sei la mia eredità. Zahvaljujući tebi, grazie a te e alla tua risurrezione abbiamo ricevuto nuova luce. Vediamo la realtà in una nuova luce. Con la tua risurrezione, Signore, ci hai donato il senso della vita. Ci hai donato il motivo per la gioia, per la letizia, per esultare e ricevere una nuova vita, la vita nella luce. Con la luce della tua risurrezione, Signore, tu disperdi ogni tenebra di questo mondo. Signore, stasera vogliamo pregarti. Con la luce della tua risurrezione disperdi la tenebra che avvolge la nostra vita. Signore, non permettere che la tenebra ci imprigiona e di rimanere
nella tenebra, ma guidaci sempre nella tua luce. Perché, Signore, tu sei la luce del mondo. Signore Gesù Cristo, rafforzaci, coraggiaci, donaci la luce, con la luce della tua risurrezione, la luce della tua risurrezione, doni la forza per una vita nuova. Neka nas tvoja milost, tua grazia, neka nam ona pomogne, ci aiuta ad allontanare l'angoscia dal cuore, riempi la mia anima di tua pace, Signore. Neka nam tvoje uskrsnuće, Gospodine, daruj. Signore, tua risurrezione ci dona il senso per non, forza per non cadere sotto il peso delle nostre croci, ma le mie croci posso portare con la gioia e sempre con lo sguardo innalzato verso tua risurrezione. Signore Gesù Cristo, tua risurrezione dona il senso a tutte le mie sofferenze e tutte le mie difficoltà, le mie croci. Signore, vogliamo pregarti alla fine di guarirci, di donarci la forza per poter di nuovo e in modo più perfetto seguirti e camminare dietro a te. Grazie, Signore. Tutti voi, le vostre famiglie e coloro per chi stasera avete pregato, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.